Poi serve Zielinski, c'è Simeone in zona, Zielinski non ha molto campo, vuole De Rene che è un buon sinistro, lo finta, poi Daoud lascia il pallone a Zielinski! Zielinski! 3-3! Pazzesco! All'83esimo! La ripresa il Dortmund da 0-3 a 3-3! Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale in questo 24esimo episodio della carriera. Oggi siamo tornati qui finalmente, il primo video che esce dopo il derby degli youtuber, dopo, attenzione, l'evento che si è verificato appunto domenica 24, tra l'altro, febbraio 2019, uscirà il 2 marzo, quindi sabato prossimo, ve lo ricordo, il video del derby, come ormai è tradizione, quindi non perdetevelo. Cosa importante volevo al volo fare all'inizio di questo video qui è appunto ringraziare tutti quelli che sono venuti all'evento, anche perché è vero, c'era il sole, era una domenica, quindi magari non impossibile venire, però al tempo stesso il posto sicuramente non era raggiungibilissimo con i mezzi, ad esempio. In più c'era un forte vento, sul tardi è cominciato anche a fare freddo e voi siete rimasti fino all'ultimo, quindi non posso che ringraziarvi veramente di cuore, perché come ho scritto su Instagram ieri, a proposito seguitemi su Instagram e lasciate like alla foto, appunto ho pubblicato questo post dicendovi poi quello che è la realtà dei fatti, ovvero ci fate sempre sentire dei calciatori, no? Anche se stiriamo dopo due scatti fondamentalmente, cioè se famo male, ci ammazziamo, non ci reggiamo in piedi, eppure voi siete lì a supportarci insistentemente. Ringrazio anche Sodin che ha partecipato all'evento, ma basta spoiler perché sabato vedete il video. Spostiamoci di qua invece, perché come vedete in questo episodio c'è già un avversario molto scomodo, ovvero il Bayern Monaco, che in classifica non lo vedete neanche tra le prime 6 perché è all'ottavo posto con 18 punti e a molti punti da noi, perché se non sbaglio faccio un calcolo rapido dovrebbero essere 14 punti più o meno, noi siamo a 32, quindi fondamentale è stata anche la vittoria l'ultima dell'episodio precedente che ci ha riportato al secondo posto solitario. Ora facciamo gli allenamenti e poi pensiamo al Klassiker, perché siamo in zona grandi sfide, questo va detto. Nello scorso episodio, che vi invito assolutamente a vedere, abbiamo giocato il derby rocambolesco 3-3 in modo veramente pazzesco, e quindi vi ripeto, andatevelo a vedere se ve lo siete persi. E altra cosa, nell'episodio prima ancora c'era stata la sfida a scudetto contro il Leverkusen, purtroppo persa, quindi Leverkusen che sta scappando e ha più 4. Qui concluderemo il mese di dicembre con queste 4 partite e poi ci vediamo sempre in questa settimana, credo, in live. Verranno poi ricaricati gli highlights della live chiaramente su YouTube come episodio normale, però se vi va di seguire in live non sarà una premiere come sempre faccio con la carriera, sarà proprio una live. Ecco, e a questo proposito cominciate già a segnarvi la data, perché la live sarà lunedì sera alle ore 21, quindi spero che sarete in tanti a seguirla, altrimenti poi vedrete il riassunto. Quindi a gennaio, che tra l'altro non ci sono partite a parte l'Union Berlino il 25, faremo il mercato per completare una rosa che comunque è già abbastanza forte quest'anno. Detto questo, partiamo con questo episodio, lasciate like da subito, fate il vostro pronostico su questa sfida qui e forza Dortmund, come sempre. Lo scorso anno a quest'ora il Bayern Monaco dominava la Bundesliga, il Dortmund cercava di ricostruirsi per poi centrare un quarto posto conquistato soltanto nell'ultima giornata di campionato. A 12 mesi di distanza le cose si sono ribaltate, il Dortmund insegue Leverkusen in vetta alla classifica, il Bayern Monaco non è neppure in zona Champions, ma per questa sfida, per il Klassiker di Germania, non serve una sfida Champions, perché questa partita ha delle motivazioni in più al di là della classifica. Allora buon pomeriggio dal Signal Iduna Park, o se preferite dal Westfalenstadion, questa è Borussia Dortmund Bayern Monaco e queste sono le formazioni, con prima il Dortmund, De Gea tra i pali, David Luiz, Akanji, Trippier e Guerreiro in difesa con Zielinski sempre più confermato al fianco di Axel Witsel, Reus, Pulisic e Sancho alle spalle del Cholito Simeone. Da qualche settimana a questa parte siamo tornati come l'anno scorso, con il numero 11 alle spalle della punta e Sancho largo a sinistra, quindi Luis Alberto che ha perso il ballottaggio. Questo è il Bayern con Neuer tra i pali, Boateng e Stones al centro della difesa con Kimmich e Marcos Alonso sugli esterni, Tolisso a guidare il centrocampo fortissimo con Goretzka, Müller, Robben e Coman alle spalle di Robert Lewandowski, che è un ex e ci ha già fatto male l'anno scorso. È tutto pronto, è cominciato il Klassiker.
35 anni per Arjen Robben, che però non smette di essere protagonista nel suo Bayern Monaco. L'anno scorso ci ha eliminato praticamente lui dalla DFB Pokal perché ha segnato una doppietta in semifinale, che era finita poi 2-0 per l'appunto, grazie al numero 10 dei bavaresi. Di testa qui Trippier, che però non trova Pulisic, trova invece Goretzka. Lewandowski riesce ad infilare proprio per Robben, esce De Gea e lo ipnotizza con una grandissima parata. Lewandowski ricomincia da Tolisso, che allarga, ha chiuso bene Guerreiro e quindi Sancho può allargare perché c'è Pulisic con una prateria di fronte a sé. Se l'è perso Marcos Alonso e allora Pulisic, l'ha presa Neuer che ci ha messo i guantoni. Va dentro Marcos Alonso, Coman lo ignora, va da solo centralmente, poi scarica su Lewandowski che fa salire Müller. Attenzione al 25 che imbuca per Kimmich e il Bayern Monaco in vantaggio al primo tiro in porta. Segna il terzino che si è inserito benissimo e porta avanti i bavaresi. Si sblocca il Klassiker come nella passata stagione a favore della squadra di Monaco. Bene Trippier, e adesso si allungano le squadre, siamo sul finire di primo tempo. Royce, l'inserimento di Zielinski, la palla è per Witzel che va dal Ciolito, palla ancora per Witzel che la pareggia al 45esimo, toglie la ragnatela dall'incrocio dei pali, 1-1 tra Borussia e Bayern. Bellissimo destro del centrocampista belga, dove non può arrivare Neuer questa volta. Borussia 1, Bayern 1, tutto di nuovo in parità prima della pausa, era quello che volevamo. Prova a disturbarlo Sancho, si va da Goretzka, interviene Delaney a vuoto, quindi Tolisso, bravo Akanji, in uscita, spinge il contropiede e spinge anche il pallone verso Lozano, che ci arriva, aspetta ancora Witzel, lo serve, occhio al destro, Neuer la mette in calcio d'angolo, gliel'aveva lasciata Royce, che poteva anche pensare a concludere. Poi Witzel, 65esimo, vuole accelerare il Dortmund e ci prova adesso con Trippier, in mezzo Simeone, la palla è verso Royce, passa, occhio al tiro da parte del capitano e Neuer è strepitoso, mette in calcio d'angolo, collo pieno, doveva entrare questa, guarda, neanche gira il pallone praticamente, ha calciato benissimo Royce, grande risposta da parte di Neuer, non è la prima e lo sappiamo. Adesso occhio al calcio d'angolo, intanto dentro Ribéry. Parte il cross verso Delaney, che vola in cielo, prende l'ascensore ma non basta, sarà rimessa dal fondo. Allora siamo già oltre il primo di recupero, ce ne sono altri due, la palla verso Simeone, vuole vincerla Marconi, però non è trovato qui il Ciolito e quindi ancora Bayer che chiuderà l'attacco. Gnabry cerca spazio, poi Allan centralmente per Ribéry, traversa in riga, la palla rimane lì, fuori gioco di Lewandowski che aveva segnato al 93esimo. Un clamoroso gol dell'ex e una clamorosa beffa per il Dortmund. Però è tutto annullato e allora è anche terminato il recupero. L'invio di De Gea direttamente da Marcos Alonso. Tre fischi, 1-1. Finisce così il Klassiker d'andata tra Borussia e Bayern Monaco. Potevamo forse ottenere qualcosa di più per un grande primo tempo che abbiamo fatto. Nella ripresa devo dire che sono stati molto più pericolosi loro, almeno secondo me, nonostante vari tentativi con Royce ad esempio, Daoud nel finale, però effettivamente hanno creato tanto loro e ci hanno fatto paura, soprattutto nel finale con quella traversa, quindi c'è soltanto da ringraziare, è un punto comunque contro una grande squadra, seppur in bassa classifica in questo momento, e allora va bene così, ce lo prendiamo, apriamo l'episodio con questo pareggio, andiamo oltre, perché questa era l'unica partita quasi proibitiva dell'episodio secondo me. Sale Pulisic, il tocco è per Luis Alberto con la rabona da Tielemans, occhio che va dentro Gundogan, l'ho visto Simeone, Gundogan! 2 minuti, 10 secondi, il Kai Gundogan ha già fatto 1-0, partenza pazzesca del Borussia Dortmund che va già in vantaggio, che sicuramente meglio di così non poteva cominciare. Rientra il numero 14, Gundogan. In mezzo Simeone, c'è anche il movimento da parte di Tielemans, gran destro e 2-0 per il Borussia Dortmund. Direi che il centrocampo ha risposto benissimo perché è stato ricostruito oggi.
Fuori Witzel e Zielinski, dentro Gundogan e Tielemans, a segno tutti e due dopo 10 minuti, è già 2-0. Poi ha cercato Collins, perde palla sull'attacco di Pulisic e quindi Luis Alberto verso Gray, in mezzo Simeone, c'è anche Pulisic, Gray da solo, poi dentro per Luis Alberto con il destro, segna anche Luis Alberto che torna al gol, 3-0 in mezz'ora. Gara senza storia per un Dortmund che comunque, sono molto soddisfatto, la sta affrontando nel modo giusto, perché poi se queste gare le cominci insomma pensando di averle già vinte, può essere anche che le perdi. Hakimi può salire, sbaglia però il controllo, c'è fortunatamente Gundogan, quindi Simeone torna da Pulisic che mette il cross e arriva addirittura l'autorete da parte di Boider, se non ho visto male. 4-0 sul cross di Pulisic. Notte fonda per il Paderborn. Tielemans dentro per Luis Alberto con il destro, si allunga il portiere che mette il calcio d'angolo. Stavolta risposta discreta del portiere del Paderborn. Cross verso Diallo che lo buca, 5-0. Sono imbarazzanti comunque, sono veramente imbarazzanti ragazzi, sembra di giocare esordiente. Bravo Hakimi qui ad intervenire. E poi Luis Alberto verso Isaac che mette giù e prova il destro da lontano con deviazione e palla che termina in calcio d'angolo. Ha provato a segnare un gran gol l'attaccante di riserva del Dortmund. Palla in mezzo intanto, rimane lì e alla fine segna Alexander Isaac con il sinistro. Comunque un bel gol, 6-0, primo set chiuso. Finisce qui, non dà un secondo in più di recupero il direttore di gara, ci mancherebbe pure, perché siamo 6-0, esulta comunque tanto il Signal Iduna Park, perché che vinci 6-0 con una squadra ridicola effettivamente come questa qui, o che vinci 1-0 contro un'altra squadra, hai comunque passato il turno di DVB Pokal. Adesso se non sbaglio siamo agli ottavi, e quindi poi se ne riparla nel 2020 di questa competizione qui, che comunque vogliamo onorare al meglio come tutte quelle che giochiamo. Nel frattempo però, prima di giocare contro l'Amburgo, ci è stato sorteggiato l'ottavo di finale di Champions League e la cosa più clamorosa è che per il secondo anno di fila giocheremo contro l'Inter e come l'anno scorso ce la giochiamo chiaramente in casa, perché l'Inter ha vinto il suo girone, noi siamo arrivati secondi e quindi il sorteggio degli ottavi dice questo. Lo scorso anno finì 1-0 col gol di Royce al 93esimo, quest'anno vedremo, chiaramente loro saranno agguerritissimi, vorranno la rivincita e quindi sarà sicuramente una bella partita. Royce, sale Zielinski, la palla è per il 20, il movimento di Lozano, visto e servito, defilato in area di rigore, Lozano aspetta, poi crossa per Sancho, con la copertura di Camara, il primo squillo del Dortmund. Riparte ora l'Amburgo con Neri, va a puntare David Luiz, arriva il traversone, pericoloso con la sponda, diventa buono il pallone per Arp, e Itz fa un miracolo clamoroso, ma uno di quelli a cui ci ha abituato anche nella passata stagione. Qui sul sinistro di Arp, che forse è leggermente centrale, comunque non sbaglia. Miracolo di Hitz, calcio d'angolo e questa era la prima palla gol dell'Amburgo. Sale Trippier, se ne è accorto il messicano che lo fa pedalare. Da Wood e Simeone in mezzo. Trippier un po' stanco, finisce giù e c'è un fallo solare, ma comunque il vantaggio con Lozano che prova la giocata, passa e poi torna ancora da Trippier. Fuori per Witzel che ha un buon tiro, non lo prova. Vada da Wood che infila un grande pallone per Delaney, che si divora il gol dell'1-0. Qui se lo divora proprio il neo entrato. Neri, occhio che va a puntare Guerreiro. Partita che adesso è molto interessante, ma sempre in equilibrio. Palla in mezzo, sponda, calcio di rigore. Calcio di rigore per fallo di Witzel, che corona così una pessima partita. Chance enorme per l'Amburgo. Parte Jairo al centro della porta, va a destra Itz e allora Amburgo in vantaggio al 73esimo. È un gol che sblocca una gara, come detto, equilibrata. Difficile dire se sia o meno un vantaggio meritato, perché comunque, ripeto, la gara era veramente in equilibrio. Al lancio in verticale verso Neri, la sponda è ottima per Leimer. Ancora Neri, occhio che in mezzo c'è il movimento dei compagni. Neri vuole il fondo e poi mette il cross, colpo di testa, traversa in riga e 2-0. Doppietta per Jairo. Non è stato abbastanza lesto Itz qui nel rialzarsi, ma comunque non piano responsabile. 1-2 micidiale dell'Amburgo, nulla da dire. Partita che si sta risolvendo nel giro di pochissimi minuti nel finale. Jairo, bravo qui Trippier,
che prosegue anche, non si arrende, in mezzo c'è Simeone, la palla è verso di lui, difficile da controllare, riesce comunque a farla proseguire in area di rigore per Daoud, che la riapre al 90esimo. Forse è troppo tardi, ma comunque segna. De Leni che si mette davanti al pallone, quindi Lozano, ma il tempo è finito. 2-1 per l'Amburgo. Arriva un'altra sconfitta in questa stagione per il Borussia Dortmund. Oggi di misura, avevamo perso due partite se non sbaglio in campionato, entrambe largamente, una 4-1, l'altra 4-2. Oggi sconfitta che si poteva evitare, ma questo testimonia che è fisiologico, per carità. C'è stato un calo di concentrazione, un calo di attenzione e anche un calo di energie. Siamo comunque alla fine del 2019, veniamo dalla sfida in Coppa stravinta, quindi pensavamo di venire qui e farne 4 al primo tempo. Così non è stato, anche se le occasioni poi ce le abbiamo avute, ripeto. Siamo alla fine del 2019, ma soprattutto siamo alla fine del girone d'andata. Oggi è 17esima giornata e anche l'ultima, appunto, prima del giro di boa. È un Dortmund che oggi deve vincere, soprattutto per non far scappare il Leverkusen, che è già a più 9 in classifica. E può anche ripartire il Dortmund con Luis Alberto. A destra Pulisic, velo di Simeone a far proseguire la corsa dello statunitense. Cost-to-cost, area di rigore, Pulisic col destro, bacio al palo e palla in porta per l'1-0. Si sblocca finalmente una partita a favore del Dortmund dopo i 0 gol segnati prima di prenderne 2 ad Amburgo. Arriva quello del vantaggio contro il Friburgo, è un bellissimo gol di Pulisic. Pulisic a sinistra, si fa vedere Royce, arriva il cambio gioco per il capitano che la mette giù, poi Luis Alberto va al centro, c'è anche Simeone, grande palla per il 9 in area, Simeone sbaglia, che pulisce l'area di rigore e il Dortmund può ripartire con Demaray Gray che aspetta Simeone, poi lo serve in contropiede, corre il Ciolito dalla parte opposta, Pulisic la può mettere dentro, Giovanni Simeone per Pulisic, e stavolta te lo sei mangiato caro mio. Ma comunque non cancella una prestazione che è pazzesca. Finisce qui. Quando conta c'è sempre Christian Pulisic, che nei momenti di difficoltà è l'uomo decisivo. Quando vinciamo 1-0, giocatevelo, segna lui il gol decisivo, il gol dei 3 punti. Lo fa in questa freddissima 17esima giornata con il Dortmund che torna a vincere dopo una brutta sconfitta in casa dell'Amburgo e probabilmente si riavvicina, lo spero, spero in un passo falso del Leverkusen, proprio appunto al Bayer Leverkusen, alla fine di un girone d'andata che sicuramente è più che positivo, però all'interno del quale abbiamo perso 3 partite che ci hanno allontanato, sono stati proprio quei 9 punti lì. Questa quindi la classifica con la quale salutiamo il 2019, il girone d'andata, e ovviamente una classifica che rispecchia quei 9 punti lì, no? Quindi io non posso che salutarvi per il momento, ricordarvi 2 appuntamenti fondamentali. Uno, ve l'avrò detto sicuramente in fase di montaggio e lo leggerete qui sotto nel primo commento, e sarà la data della live per il calciomercato. L'altra ovviamente ve la ricordo subito, di notizia importante, perché dopo domani, ovvero sabato, c'è il derby degli youtuber. Non soltanto il derby vero, c'è anche il derby degli youtuber che uscirà alle 11.30 qui sul canale, quindi non mancate perché è un video pazzesco. E quindi ovviamente io non vi spoiler nulla, però lo trovate sul canale sabato. Mettete le sveglie, un bacione, never give up e bella regà.